Stefano, si torna in Italia con la vostra compagnia, con la compagnia internazionale, appuntamento al Teatro di Cagli e non solo. Raccontiamo il vostro spettacolo. Il nostro spettacolo, Il Medico per Forza, scritto da Molière nel 1666, la nostra compagnia è all'Héretour Teatro di Parigi, una compagnia che si è creata all'Accademia delle Arti dello Spettacolo di Versailles, diretta da Carlo Boso, e che già durante il percorso dell'Accademia tutti noi siamo diventati professionisti con questa compagnia. Giriamo la Francia da anni e veniamo in Italia proprio per portare questo grande dono che è un Molière riscritto completamente in italiano, una satira sul mondo della medicina, una satira che mette in risalto anche la condizione della donna, che purtroppo dopo tantissimi anni sembra ancora essere non ottimale, almeno la considerazione che viene data nella nostra società. Per fare questo esiste il teatro, uno spazio di libertà, e la satira, la comicità, Il Medico per Forza. Il nostro percorso si comprende vari tipi di attività. Durante il periodo di residenza a Cagli andavamo nelle scuole, siamo qui ora alla scuola d'arte d'Urbino, nella classe di cinema ed animazione. Questi ragazzi si occuperanno di realizzare i video trailer degli estratti dello spettacolo e riprenderanno con le loro riprese le fotografie tutta la residenza che faremo a Cagli. È un modo anche per dare speranza e dare un messaggio: di arte si può vivere. Il liceo artistico di Urbino rinnova la sua missione, il suo progetto di portare i ragazzi a contatto con l'arte lavorandoci. Esatto, questo è il nostro intento, perché noi vorremmo cercare di fargli vedere che il lavoro è arte anche, quindi può diventare arte un lavoro a tutti gli effetti, e questo ci fa molto piacere, anche perché siamo in una realtà artistica come Urbino e ci piace questa idea di far affrontare ai ragazzi questo tipo di esperienza. Quindi in cosa consiste, perlomeno nel progetto presentato oggi, che riguarda il teatro? Allora, questo innanzitutto è un PCTO, che prima si chiamava Alternanza Scuola-Lavoro. È un'esperienza che le ragazze e i ragazzi fanno con le diverse aziende, in questo caso una bellissima realtà internazionale che riguarda appunto il teatro, la commedia dell'arte soprattutto. È un'esperienza che si farà nel Teatro di Cagli, quindi la possibilità già di uscire dopo 2 anni di pandemia dalla scuola e fare un'esperienza di lavoro a tutti gli effetti è importante, soprattutto all'interno di un teatro dove si respira cultura. I ragazzi imparano anche a conoscere dei testi teatrali, conoscere l'aspetto dell'attore, la figura dell'attore, la commedia dell'arte e soprattutto lo spazio teatrale. Essendo una sezione di audiovisivo multimediale, tutte queste cose sono utilissime, perché uno spazio teatrale è un po' il luogo dove è nato il cinema successivamente, e quindi per loro sarà un'emozione e un interesse soprattutto di realizzare dei video, dei trailer e una serie di fotografie che faranno da curriculum non solo per il gruppo teatrale ma anche per noi come scuola. Ragazzi, siamo alla conclusione di questa presentazione. Già qualche idea vi è venuta? Cosa vi piacerebbe fare? Come vi piacerebbe rielaborare gli input portati qua oggi? Allora, durante il lavoro noi ci suddivideremo chi farà il trailer e chi farà un book fotografico, e durante la presentazione sì, qualche idea è passata per la testa, però adesso dobbiamo metterci giù e lavorare tutto il progetto e poi vedremo durante il teatro cosa verrà fuori. È un'occasione per poter comunque evolverci, come dire, ad ottenere queste esperienze che ci potranno essere molto utili per il futuro, anche per quello che vorremmo fare, anche se non andremo in questo caso se continueremo cinema oppure no, anche fare fotografia, sarà comunque una grande esperienza per farci vedere un mondo, comunque un altro mondo che qua troviamo nella società, che comunque è in grado di mostrare qualcosa che la gente in questo momento non riesce ad apprezzare al massimo, possiamo dire. Speriamo specialmente di divertirci, ma sarà anche emozionante tornare a teatro dopo 2 anni di chiusura, quindi per questo speriamo che verrà fuori un bel lavoro, ma specialmente di divertirci.